Queste sanzioni ovviamente danneggeranno l'Unione Europea, ovviamente danneggeranno anche la Russia, ma forse bisogna chiedersi chi non danneggeranno e non danneggeranno gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America non vogliono in alcun modo che si crei un legame, una sorta di complementarietà tra alcuni dei paesi, dei principali paesi europei che fanno tra l'altro parte della NATO e la Federazione Russa porta verso l'Asia. E il gas naturale è un aspetto centrale da questo punto di vista. Perché? Perché nell'ambito della transizione energetica sarà il gas naturale la fonte fossile che ci permetterà di passare dal mondo appunto trainato dalle fossili a quelle delle rinnovabili, perché tra le fonti fossili è quella che emette meno CO2. Gli Stati Uniti d'America non si possono permettere appunto di vedere una sorta di complementarietà tra alcune economie europee e la Federazione Russa, ed è per questo che hanno utilizzato l'Ucraina come un grimaldello per spaccare questo rapporto in divenire, che sostanzialmente è l'Eurasia da Lisbona a Vladivostok. I motivi per i quali i prezzi delle materie prime sono incrementati a partire da marzo 2021 sono riconducibili a fattori di mercato, a fattori geopolitici e a fattori legati alla transizione economica. E sono aumentati i prezzi di tutte le combustibili, di tutti i combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas naturale. In particolar modo è aumentato il prezzo del gas naturale. Il prezzo del gas naturale non è, a differenza del petrolio, un prezzo unico al mondo. Esistono tre diversi mercati regionali, quello nordamericano, quello europeo e quello asiatico. Tanto per avere un'idea, il prezzo in Nord America è aumentato di oltre il 90%, e in Asia ha sfiorato il 400% e poco sotto l'incremento di prezzo nel mercato regionale europeo. Quindi degli aumenti particolarmente significativi che non si possono spiegare soltanto con fattori di mercato, quindi ad esempio per quanto attiene il mercato regionale europeo del gas naturale, con un incremento dei consumi della domanda attorno al 5%. Un incremento della domanda del 5% non può spiegare un aumento di prezzo che viaggia attorno al 400%. Ci sono stati ovviamente anche fattori riconducibili alle condizioni climatiche particolari dell'inverno del 2021, ma per quanto attiene i fattori geopolitici, a mio avviso due sono gli aspetti da evidenziare. Quello più importante, il cambiamento nelle modalità contrattuali nell'acquisto del gas naturale, quindi il passaggio dai cosiddetti contratti take or pay oil link di lungo periodo, cioè il prezzo del gas era indicizzato al prezzo del barile, e oggi invece questa indicizzazione è venuta meno e abbiamo sostanzialmente un prezzo che si determina dal gioco della domanda e dell'offerta. I contratti non sono più di lungo periodo vuol dire 10, 15, 20, 25 anni, ma bensì di breve periodo sino ad arrivare allo spot. È bene precisare che questa è stata una esplicita richiesta dell'Unione Europea, che ha voluto riprodurre il meccanismo dei prezzi presente in Nord America, e questa richiesta è stata fortemente criticata da produttori, in particolar modo dalla Federazione Russa e dagli stessi responsabili contrattuali della Gazprom, che è il nostro principale fornitore, ma purtroppo l'Unione Europea non ha ascoltato le critiche che venivano avanzate dalla Federazione Russa, e quindi oggi ci troviamo con gli aumenti del prezzo del gas naturale che abbiamo visto. Un ulteriore aspetto al quale facevo riferimento è quello legato alla transizione energetica e quindi
alle rinnovabili, o per meglio dire ai limiti delle rinnovabili, e quindi per limiti si intende l'intermittenza in primo luogo, ma anche la densità di potenza, cioè sostanzialmente abbiamo toccato con mano quello che è il reale potenziale attuale delle rinnovabili. Nel nord Europa, ad esempio, nel corso del 2021, il vento è stato meno intenso rispetto alle stagioni precedenti. Questo ha determinato addirittura un incremento della domanda della fonte fossile più inquinante, il carbone. Questo che cosa ci dice? Ci dice che il processo della transizione energetica e l'utilizzo delle rinnovabili non sarà così immediato, bensì necessiterà di anni se non di decenni. E proprio in virtù di questi limiti delle rinnovabili, noi abbiamo verificato un incremento della domanda delle fonti fossili, anche di quelle cosiddette più sporche come il carbone. Un altro aspetto geopolitico, a mio avviso, molto importante, che oggi si è sentita in tutta la sua durezza, è stata la cancellazione del progetto South Stream, la pipeline che avrebbe trasportato 63 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla Federazione Russa all'Italia. Quindi un 16-18% in più dal lato dell'offerta, che oggi avrebbe reso i prezzi molto più bassi, oltre che il nostro paese, l'Italia, come hub gasiero dell'Europa centro-meridionale, in complementarietà col Nord Stream della Germania e non in contraddizione. Allora, nel 2020 l'Europa ha importato 185,1 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla Federazione Russa, il 5,8% in più rispetto all'anno precedente, una percentuale che si aggira attorno al 40% dei consumi di gas naturale europei, quindi una percentuale particolarmente significativa. Bisogna subito precisare che tale ammontare non è sostituibile da nessun altro fornitore a livello mondiale, men che meno dal gas naturale liquefatto. E non soltanto per l'anno prossimo, ma anche per gli anni a venire. Non è possibile sostituire un fornitore come la Federazione Russa. Si può importare più gas naturale, ma per quantitativi assolutamente inferiori rispetto a questi 185 miliardi, ad una percentuale che io faccio fatica a vedere oltre il 10-15%, ed è bene precisare subito che tali importazioni sarebbero ovviamente ad un costo superiore, perché il gas naturale liquefatto, affinché appunto sia liquefatto, trasportato attraverso le navi metaniere e poi rigassificato, costa ovviamente di più rispetto al gas che viene trasportato via pipeline. Quindi le cosiddette molecole della libertà, alle quali faceva riferimento il precedente presidente statunitense, affinché appunto gli europei cedessero al ricatto americano e sostituissero le importazioni russe con quelle dell'LNG americane, ovviamente era un bluff. Tra l'altro, gas naturale liquefatto americano che è prodotto attraverso la tecnica del fracking, che è una tecnica non cosiddetta non convenzionale, che è devastante da un punto di vista ambientale e che, ad esempio, in Europa è bandita. E questo, se fosse bandita anche negli Stati Uniti, provocherebbe da un punto di vista della geopolitica dell'energia uno scossone senza precedenti per quanto attiene gli Stati Uniti d'America, aspetto che secondo me entro il prossimo decennio comunque vedremo. Per cui è bene precisare che tale ammontare non si può sostituire né oggi né nel prossimo decennio né con le importazioni dagli Stati Uniti né dal Qatar né dalla stessa Australia, che ad esempio è un altro grande produttore di gas naturale liquefatto. Per quanto attiene il Giappone, è abbastanza singolare questa discussione, nella misura in cui il Giappone
non ha né riserve di petrolio, né di gas naturale, né di carbone. Se noi prendessimo le principali economie mondiali, esiste un solo paese al mondo che ha una dipendenza dall'estero, intendo dipendenza di materie prime, superiore a quella dell'Italia. La percentuale dell'Italia si aggira attorno al 75%, la media dell'Unione Europea è attorno al 60%. Ebbene, l'unico paese che ha una percentuale più alta di dipendenza dall'estero è proprio il Giappone, proprio perché non ha né petrolio, non produce gas naturale e non produce carbone, una percentuale che addirittura sfiora il 90%. Quindi sostanzialmente di cosa stiamo parlando? Di gas naturale liquefatto che il Giappone acquista da altri paesi, da altri fornitori, tra i quali la stessa Federazione Russa, che verrebbe riorientato e ritrasportato in Europa, con ovviamente un ulteriore incremento di prezzi. Un ultimo aspetto, se vogliamo, tecnico, negli ultimi giorni, nei quotidiani, abbiamo letto della possibilità di importare gas naturale liquefatto dal Qatar. L'Europa e anche l'Italia importano una percentuale significativa di gas naturale liquefatto dal Qatar, ma è bene precisare che quando si sigla un contratto, la nave metaniera che trasporta la materia prima deve arrivare a destinazione e non può cambiare il proprio tragitto, cioè il contratto appunto deve essere portato in fondo e quindi la nave metaniera deve prima arrivare nel luogo in cui appunto era indicato nel contratto e poi eventualmente rifare un ulteriore tragitto verso un terzo paese. Insomma, ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando. Il gas russo non è sostituibile. Allora, le prime conseguenze della, diciamo così, della crisi ucraina e degli eventi che si sono verificati negli ultimi 24-48 ore per quanto attiene il mercato dell'energia sono molto chiare. Per quanto attiene il petrolio, in particolar modo, abbiamo visto che il barile è arrivato a 100 dollari e questo ovviamente è un aspetto negativo per quanto attiene l'economia italiana, ma anche questa mattina i prezzi del gas naturale nel mercato regionale europeo sono aumentati e sono aumentati perché è stato bloccato il gasdotto Nord Stream 2, cioè il raddoppio del Nord Stream, che unisce direttamente la Federazione Russa alla Germania attraversando i fondali del Baltico e bypassando i paesi baltici e la stessa Polonia. Ma è bene precisare un aspetto, e cioè che questo incremento è proprio figlio della modalità contrattuale che l'Europa, l'Unione Europea, ha voluto imporre alla Federazione Russa e che non si sarebbe verificato con le precedenti modalità contrattuali, dove il prezzo era sostanzialmente stabile, si muoveva in base al prezzo del barile, ma con un ritardo di 2 o 3 mesi, per cui c'era tutta la possibilità di organizzare i vari acquisti. E quindi questo ulteriore incremento di costo è ovviamente un costo che pagheranno il fattore capitale, il fattore lavoro all'interno dell'Unione Europea, a differenza invece del fattore capitale statunitense che invece da questo punto di vista non avrà un aggravio dei prezzi. È bene quindi evidenziare come le prime conseguenze economiche e sanzionatorie attengono le imprese europee e non le imprese statunitensi. Tra l'altro, la Federazione Russa ha la possibilità di esportare il proprio gas naturale attraverso altre pipeline, altre condotte, per cui noi non avremo una diminuzione delle importazioni di gas naturale dalla Federazione Russa perché il Nord Stream 2 non è stato aperto. Molto semplicemente sono aumentati i prezzi e quindi noi pagheremo appunto un prezzo superiore. Le importazioni invece di petrolio di greggio, per essere più precisi, da parte dell'Unione Europea sono attorno al 25% delle proprie importazioni totali, cioè noi importiamo circa il 25% del nostro greggio dalla Federazione Russa, 2,5 milioni di barili di petrolio al giorno, e questa percentuale sale al 50-60% per quanto attiene i prodotti raffinati come il diesel.
quindi parliamo di 4-5 tonnellate al mese. E in entrambi i casi, sia il greggio sia i prodotti raffinati che importiamo dalla Federazione Russa non potranno essere sostituiti con altri fornitori. Per cui, anche da questo punto di vista, l'effetto sulle prime sulle, l'effetto delle sanzioni ovviamente ha una ricaduta molto forte sull'Unione Europea. Per quanto attiene il nostro paese, invece, è bene precisare che il 41% dei nostri consumi di energia primaria sono soddisfatti dal gas naturale. Noi siamo il paese che utilizza più gas naturale tra le principali economie, sto parlando in termini relativi del paniere energetico. Solo la Federazione Russa ha una percentuale più alta, attorno al 52-54%, ma loro ovviamente detengono riserve di gas naturale, noi no. Il 95% dei nostri consumi sono importazioni dall'estero, attorno al 40% dei nostri consumi, delle nostre importazioni sui consumi sono gas naturale russo, che quindi evidentemente non è sostituibile. Fino a qualche anno fa noi producevamo il 10% circa dei nostri consumi, questa percentuale è diminuita al 5% nel corso degli ultimi anni. Ora, vista anche l'indicazione del primo ministro Draghi dell'attuale governo, è possibile, effettivamente è possibile aumentare la nostra produzione interna, ma bisogna essere chiari. In primo luogo si può aumentare al massimo attorno a un 8, 10, 12% e per farlo bisogna ovviamente fare degli investimenti, visto che alcuni giacimenti erano stati come dire, abbandonati proprio in virtù della diminuzione della nostra produzione. Per cui sì, è possibile aumentare la nostra produzione interna, questo ha un costo, ma non cambia il contesto generale. Per cui al massimo noi potremo calare le nostre importazioni dal 95 al 90%, pagando ovviamente un prezzo in termini di costi, perché quasi fosse un paradosso importare gas naturale dalla Federazione Russa perlomeno fino a prima il 2021, cioè con i prezzi legati ai vecchi contratti, costava meno che produrlo a casa nostra. Due aspetti a mio avviso sono molto importanti e qui ovviamente possiamo ricollegarci al tema dell'Ucraina. Prima parlavamo di sanzioni. In questi giorni e a mio avviso ancora nel corso delle prossime settimane, noi vedremo il blocco occidentale, quindi diciamo così, paesi membri della NATO, in particolar modo le principali economie dell'Europa occidentale, gli Stati Uniti d'America, muoversi bene o male all'unisono e quindi compattarsi attorno alle sanzioni nei confronti della Federazione Russa. Ma io credo che questa sia una posizione in parte di facciata. E nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, noi vedremo poco alla volta alcune tra le principali economie europee sfilarsi, a partire dalla Germania, le cui conseguenze economiche, appunto, date dalle sanzioni, sono ovviamente un problema per la propria manifattura, ma anche dalla stessa Francia, che ovviamente ha il dente avvelenato, visto anche quanto è successo sulla questione dei sommergibili. Per cui io credo che non ci sia questa compattezza tra le due sponde dell'Atlantico e questo emergerà poco alla volta. Bisogna vedere che cosa farà il nostro paese, che fino a questo momento è stato particolarmente subalterno ai voleri degli Stati Uniti d'America, ma anche da questo punto di vista emergono alcune crepe. Basti pensare, ad esempio, alla riunione di una parte significativa, importante della classe borghese del nostro paese, con il presidente russo, avvenuta una decina di giorni fa, una riunione a mio avviso molto importante,
che è durata per più di 2 ore e 30 e il presidente russo ha risposto in maniera molto molto precisa a tutte le questioni che gli sono state poste dagli imprenditori italiani. Per cui io credo che entro breve noi vedremo le prime crepe all'interno del blocco atlantico e della stessa NATO. Non dimentichiamoci le parole dei francesi rispetto alla NATO, malato terminale, se non sbaglio così, questa fu l'espressione utilizzata dal presidente francese, e veniamo non più di 6-8 mesi fa dal drammatico abbandono dell'Afghanistan. Per cui se in questi giorni ovviamente la propaganda la fa da padrone e quindi noi vediamo una sorta di compattezza, ho molti dubbi sulla convergenza negli interessi materiali tra le due sponde dell'Atlantico. Perché? Beh, basta guardare quella che è la divisione internazionale della manifattura e del lavoro. Oltre il 30% della manifattura mondiale, ci dice l'ultimo studio di Confindustria, è in Cina. La Cina è il principale produttore al mondo. Questa percentuale nel 1995 era al 5%, per cui vediamo come è cambiata proprio la divisione della manifattura e quindi del lavoro, direbbe l'Adamo Smith del XXI secolo, in meno di 3 decenni. La percentuale degli Stati Uniti d'America è scesa attorno al 16%, la locomotiva europea, cioè la Germania, fa fatica ad arrivare al 6%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le economie europee hanno la necessità di trovare nuovi mercati di sbocco per i propri beni e servizi, e questi mercati di sbocco non possono che essere trovati in Asia e in particolar modo in Cina. Nel complesso, io vedo la formazione di due blocchi, un blocco appunto atlantico, con le contraddizioni però alle quali facevo riferimento, e che quindi non può essere rivisto come nel contesto della guerra fredda in funzione antisovietica, e un blocco euroasiatico trainato dalla Federazione Russa e dalla Cina. E il vero punto interrogativo è cosa faranno le principali economie europee, a partire anche da quella italiana. Rimarranno in una situazione di totale subalternità agli Stati Uniti d'America, oppure invece cercheranno di trovare uno spazio autonomo di movimento, quindi relazionandosi con Federazione Russa e Cina? Questo è l'elemento centrale e questo è l'elemento che a mio avviso ha accompagnato anche gli ultimi 3 governi, se pensiamo al vero cambiamento dal Conte 1 fino all'attuale governo Draghi, l'elemento dirimente è appunto questo, la possibilità, la capacità di spazio, di autonomia, di movimento di un governo che per carità all'interno delle compatibilità capitalistiche e della stessa NATO può o non può avere spazio di movimento. È bene ricordare l'articolo di Henry Kissinger sul Wall Street Journal, il quale nell'aprile 2020, quindi un mese dopo lo scoppio della pandemia, intuì immediatamente che la pandemia avrebbe accelerato il conflitto tra Stati Uniti e Cina, nella misura in cui chi rincorreva la Cina avrebbe rincorso più velocemente rispetto agli Stati Uniti d'America che stavano davanti. Quindi sostanzialmente Kissinger parla della necessità di cercare di mantenere l'ordine mondiale unipolare per quanto possibile, e per fare questo ovviamente era necessario ed è necessario che tutti i paesi europei, tutti i vassalli, concedetemi l'espressione, mettessero da parte i loro interessi particolari e appunto fossero gli interessi degli Stati Uniti d'America ad essere prevalenti. Questo è, a mio avviso, l'elemento dirimente. La mia impressione è che nel corso degli ultimi mesi, sia la crisi energetica, sia la stessa transizione ecologica, che è una transizione economica, stiano spostando i rapporti di forza in favore del blocco eurasiatico
e a scapito del blocco atlantico, in particolar modo degli Stati Uniti d'America. Questo è un tema che viene dibattuto molto in questi giorni, che però io non condivido, nel senso che questo tema può essere riassunto con una parola, e cioè ricatto. Il ricatto dato dalla possibilità che la Russia sostituisca appunto il proprio cliente, l'Europa, con la Cina. La Russia non ha alcuna intenzione di fare ciò. La Russia ha intenzione di continuare ad approvvigionare l'Unione Europea e l'Europa nel suo complesso ancora per anni, per decenni, e nel contempo aprire anche alla Cina, la cui domanda della Cina e della stessa Asia da oggi al 2050 aumenterà del 100%, cioè raddoppierà, passando da 720 a 1440 miliardi di metri cubi di gas. Pensiamo che l'Europa consuma all'incirca 500 miliardi di metri cubi di gas, quindi la Cina e l'Asia nel complesso, ovviamente nel 2050, avranno un peso preponderante nelle esportazioni della Federazione Russa. Ma la Federazione Russa, per l'appunto, necessita di tempo, prima di poter approvvigionare in maniera adeguata la Cina. Questo è già iniziato con un gasdotto che prende il nome di Power of Siberia, che nell'anno appena trascorso ha fornito all'incirca 10 miliardi di metri cubi di gas. Quindi siamo ancora a percentuali molto, molto basse. Se noi pensiamo che l'Italia ha consumato all'incirca 75 miliardi di metri cubi di gas. Per cui è interesse della Federazione Russa continuare a fornire l'Unione Europea. Per un motivo molto semplice, di cui pochi parlano, la produzione nei paesi dell'Unione Europea di gas naturale è in continuo e costante calo da ormai 15 anni a questa parte e continuerà a calare anche negli anni venturi. Per cui anche nell'ipotesi di consumi di gas costanti da parte dell'Unione Europea, come ci indicano le principali previsioni, le importazioni dell'Unione Europea dovranno comunque aumentare e la Gazprom e la Federazione Russa hanno le riserve per poter continuare a rifornire sia l'Europa e per poter aprire il fronte asiatico. Il tema dei prezzi si pone in questa maniera qua, e cioè al momento sono i giacimenti presenti nella Siberia orientale che riforniscono la Cina nord-orientale e in prospettiva anche altre realtà asiatiche. Ma entro qualche anno verranno aperte delle nuove vie che uniranno la Federazione Russa alla Cina nord-occidentale, ma anche ad altri paesi come la Mongolia, attraverso dei gasdotti. In particolare che prende il nome di Altai e che probabilmente unirà i due paesi attraversando il Canas Pass, e in quel caso invece la situazione si modificherà perché sia noi europei sia la Cina nord-occidentale e la Mongolia ci approvvigioneremo dai medesimi giacimenti. Questo effettivamente potrebbe determinare non tanto un problema di forniture quanto un problema sulle tensioni, diciamo così, creare una sorta di tensione ulteriore sui prezzi. Ma anche in questo caso mi tocca ribadire che queste tensioni sono figlie dei cambiamenti delle modalità contrattuali, e cioè di quelle modalità volute dall'Unione Europea, e sarà il gioco della domanda e dell'offerta a poter per l'appunto aumentare o diminuire il prezzo. Questa situazione non si sarebbe verificata con i vecchi contratti che invece volevano i russi, ma l'Unione Europea, questo bisogna dirlo con molta schiettezza, pensava in questa maniera di ridurre la rendita mineraria della Federazione Russa, che invece sta aumentando in maniera particolarmente significativa nel 2021. Tant'è che, insomma, bisogna chiarire a qualcuno che siede nel nostro Parlamento, nel Parlamento europeo, e il fatto che sia stato bloccato il Nord Stream 2
non vuol dire né che la Russia esporterà meno gas naturale in Europa né che i propri proventi verranno ridotti, anzi, visti i prezzi, mi pare esattamente l'opposto.